Mi permetta, Presidente e Ministro, di collegarmi alle sue parole e anch'io di ringraziare il lavoro incredibile, eccezionale che il personale scolastico è riuscito a fare in questi mesi così terribili, accompagnando gli studenti, cercando di non lasciarli soli in una stagione che nessuno di noi immaginava potesse accadere. Ecco, signora Ministro, parto da qui. Lei spesso richiama questo tema, l'eccezionalità di questi tempi, e aver dovuto lei, il suo Ministero, fronteggiare delle problematiche che nessuno avrebbe mai potuto pensare. E questo è assolutamente giusto, e noi siamo assolutamente consapevoli di questo, e da questo punto di vista, da parte di tutti, c'è, io penso, la volontà di un lavoro comune. Però mi lasci dire, mi permetta di dire che nella sua relazione io non ho trovato l'enormità del dramma scolastico che noi stiamo vivendo. Non ho sentito, ad esempio, con forza il tema della dispersione scolastica. Eppure in 45 minuti di relazione lei avrebbe potuto citare questo tema. Non ho sentito citare con forza il tema delle migliaia di ragazzi che in questi mesi, nonostante il lavoro incredibile degli operatori scolastici, in particolare dei docenti, non hanno più frequentato, neanche attraverso la didattica a distanza. Vengono soprattutto da famiglie svantaggiate, da territori svantaggiati. Questa rottura ha per il nostro Paese un costo sociale enorme, un costo per la nostra democrazia, perché impedisce a quei ragazzi di essere protagonisti e quindi preclude ad intere parti di generazione la possibilità un domani di essere cittadini, e poi ha un costo economico enorme per il nostro sistema Paese, che si basa sempre di più sulla capacità competitiva del capitale umano. Così come, signora Ministro, io non ho sentito vivere il tema, a mio avviso principale, del fatto che noi abbiamo perso tantissimo tempo di apprendimento per i nostri ragazzi, e oggi non ha ripetuto pure un tema che le ho sentito dire in conferenza stampa, cioè il fatto che non si sa ancora come circa 1.200.000 studenti potranno trovare posto. Lei ha citato il 15% nella sistemazione dentro le dinamiche di questo piano di rilancio. Insomma, io penso che questi mesi di blocco ci consegnino in realtà il bisogno di un cambiamento radicale della nostra scuola, che non è più rinviabile. E c'è in queste linee guida un tentativo, io spero che avrà successo naturalmente, e averlo condiviso con le regioni e gli enti locali ci mette, spero, in queste condizioni. Però queste linee guida sono un tentativo di tamponare la situazione, ma io non trovo invece in queste linee guida la costruzione di quel primo passo di un cambiamento radicale che la nostra scuola non può più rinviare e che questi mesi ci hanno consegnati come una verità che non possiamo ignorare per alcun motivo. Ecco, queste linee guida hanno tra l'altro nel loro rimando all'autonomia scolastica e quindi all'interpretazione dei territori un rischio molto grande, che anziché colmare le differenze che ci sono tra i diversi sistemi scolastici territoriali, finiscano invece fatalmente, se non c'è una visione, un indirizzo molto forte dal punto di vista, da parte del Ministero, finiscano invece con aggravare
un divario territoriale che sarebbe appunto insostenibile, in particolare tra le regioni del nord, del sud e quelle del centro-nord. I due punti, a mio avviso, di maggiore fragilità e però decisivi per questo cambiamento radicale sono innanzitutto appunto mettere al centro una didattica inclusiva, il tema dell'inclusione, il tema del contrasto alla dispersione, il tema del recupero del tempo di apprendimento che è stato perso, il tema del recupero delle migliaia di ragazzi che non hanno frequentato in questi mesi. Io penso debba essere il nostro assillo, e quindi il potenziamento della didattica. E per fare questo noi non possiamo in alcun modo ridurre l'orario, che invece dobbiamo provare ad aumentare. Per fare questo io penso che noi dobbiamo, anche in Italia, fare finalmente una riforma per ridurre il numero degli alunni in classe. Questa è quello che si sta facendo in Spagna, come lei sa, e questo è un tema non solo dettato dall'emergenza, ma è un tema dettato dal bisogno di una riforma strutturale per avere più classi, per avere una didattica inclusiva, personalizzata, che aiuti in particolare i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali o che comunque hanno bisogni sociali che dobbiamo tutelare, che la nostra Costituzione ci impone di tutelare. E l'altro tema è quello della professionalità dei docenti. Serve avere più docenti, ma non solo per tamponare l'eccezionalità del prossimo anno, ma per fare in modo che il prossimo anno diventi il primo di una riforma strutturale che porta nelle nostre classi rinnovate, con meno alunni, con una didattica inclusiva, più docenti, più personale, ma in particolare più docenti. E più docenti non a tempo determinato, più docenti stabili, più docenti che non siano precari. Ecco, signora Ministro, lei in questo suo intervento non ha citato il tema del precariato, ma la nostra scuola ha in questo tema uno dei suoi problemi principali e noi dovremmo farne il primo dei temi politici da affrontare, perché questo si scarica con un cortocircuito enorme sulla qualità dell'insegnamento, oltre che naturalmente sulla vita di migliaia di persone che vivono precarie, ma sulla qualità dell'insegnamento, sulla continuità didattica e quindi sulla capacità di apprendimento degli studenti. Noi abbiamo bisogno di immettere il ruolo. Io penso, e le chiedo qui anche in questa audizione, come ho fatto anche pubblicamente, io penso che noi abbiamo bisogno subito di attivare un tavolo sul precariato nella scuola italiana, perché la denuncia dei sindacati, che è fondata, di oltre 85.000 cattedre vacanti, la denuncia di oltre 200, di un anno che comincerà con oltre 200.000 insegnanti precari, dice che questo tema va affrontato assolutamente urgentemente e che le misure che lei ha elencato non riescono ad affrontarlo. Mentre invece c'è un modo per farlo, ed è appunto un'immissione in ruolo per titoli, servizio e prova finale, come noi abbiamo provato a chiedere nella conversione del decreto scuola, per dare al precariato finalmente l'opportunità di una stabilizzazione, una certezza di stabilizzazione, che è fondamentale per la nostra scuola, per fare in modo che i nostri docenti siano trattati alla pari, e concludo, con il resto del personale della pubblica amministrazione, così come chiede la Corte di Giustizia Europea, che dice che dopo 3 anni di servizio il personale va stabilizzato, così come è stato fatto, appena fatto, nella conversione del decreto rilancio, con la stabilizzazione dei precari di 3 anni nella pubblica amministrazione. Si faccia questo anche per la scuola, si apra subito
un tavolo sul precariato, perché siamo ancora in tempo ad evitare questo cortocircuito pesantissimo. Servono risorse. Lei ha rivendicato le risorse che ci sono, il 1,5 miliardi del decreto rilancio e il 1 miliardo aggiuntivo per la ripartenza. Sono risorse fondamentali. Però, signora Ministro, lei sa bene che non sono risorse sufficienti, che noi abbiamo bisogno di ben altre risorse e da questo punto di vista ci aspettiamo che lei per prima sia a chiedere, a fare una battaglia per avere risorse strutturali per la nostra scuola pubblica, che è l'unico modo per avere quel cambiamento radicale che la nostra società, che le famiglie, che gli studenti, che i soggetti economici che vivono oggi sul tema scolastico un disorientamento enorme si aspettano da tutti noi e da questo governo. Grazie.